Ben ritrovati in un nuovo video del Buddy. Oggi il Buddy è un po' malaticcio, quindi ho deciso di, di giocare a Surgeon Simulator, perché mi sentivo male. Quindi ho detto, qual è la cosa migliore se non giocare a Surgeon Simulator su Minecraft? Quindi oggi diventeremo dei dottori e ci cureremo, almeno spero. Cioè, in realtà non cureremo noi stessi, ma cureremo delle persone che hanno bisogno. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo subito. Voilà, va che bello ospedale che abbiamo. Allora, abbiamo i vari livelli ovviamente. Abbiamo il primo, qui c'è scritto palesemente trapianto di noccioline, quindi andiamo subito a fare questo trapianto di noccioline e vediamo se funziona. In realtà è un trapianto di cuore, ma noi ci proviamo lo stesso. Buongiorno signore, come sta? Tutto bene? Allora, istruzioni, perfetto, c'è anche una mela. Ok, le istruzioni sono molto semplici in realtà. Mi dice che praticamente questo tipo non sta bene per niente e dobbiamo prendere il cuore e piazzarglielo qua. Dobbiamo trovare il modo di entrare in meno signore, allora salve. Lo so che lei è un po' troppo gigante, un po' troppo cresciutello in realtà, ma io sono qui per operarla, sono il miglior medico di questo mondo. Allora, dobbiamo prenderle il cuore, quindi potrebbe farle un po' male. Vediamo un attimo, secondo me il cuore dovrebbe essere più o meno da questa parte. In teoria dovrebbe essere da questa parte. Mi sono dimenticato gli attrezzi a casa e questo non è molto importante. L'importante è trovare il cuore della persona e questo mi sembra decisamente un cuore. Potrebbe essere il cuore, vedete che ho trovato al primo colpo. Vediamo se qui c'è un'altra roba, allora no, non c'è nulla, quindi non penso che sia questo il cuore. Fantastico, devo trovare il modo di prendere il cuore ora, però non ho i miei attrezzi, mannaggia me. Ok, ho trovato che esiste uno shop per gli attrezzi e ho appena comprato il primo attrezzo, perché si sa, il miglior modo per togliere dei cuori è farlo ovviamente con un bellissimo piccone. Ecco qua, penso che questo qua sia proprio il suo cuore. Vediamo se funziona, voilà. Ok, abbiamo completato il livello 1. Spero che glielo sostituiscano comunque il cuore. Noi gliel'abbiamo solo tolto, ma come vedete oramai è troppo tardi, quindi nel caso, cavoli suoi. Che sgarbato, mi sono pure dimenticato di mettere la tuta da dottore. Per fortuna che adesso ce l'abbiamo e vabbè. Ah, che bello, aver subito salvato una persona è la cosa più bella, quindi ne voglio salvare subito un'altra. Qui non voglio vedere nemmeno cosa succede. Effettivamente hai un grande problema. Potrei analizzarlo in un modo diverso. Vabbè, vediamo la nostra missione cosa ci dice. Sicuramente ci dirà di togliere quella spada. Allora, questo cavaliere è stato ferito. Bisogna prendere questa medicina, togliergli questa cosa e direi di cominciare a smontarla piano piano. Ovviamente lui non sentirà niente, è tranquillamente sotto anestesia e sì, potrebbe essere. Vabbè, sentite, facciamo così, tanto chi se ne frega. Questa spada sicuramente è qui la ferita. Ok, ci siamo, abbiamo trovato la ferita. Questo penso sia sangue e noi stiamo raccogliendo il suo sangue. Meglio mettergli la medicina, cosa ne dite? Io gli metterei la medicina, eh. Ok, perfetto, abbiamo curato un altro paziente. Abbiamo anche un po' del suo sangue come prova. Tomiamo la nostra melina e andiamo avanti. Noi non ci lasciamo prendere da nessuna parte. Allora, andiamo a fissare il robottino rotto. Buongiorno signor robottino, andiamo subito. Salve, oh cavolo. Poi io queste cose non sono capace, no? Vedete, lui è rotto, lui gli succedono cose brutte e non so come fissarlo. Andiamo subito a leggere la cartella clinica di questo disgraziato, va? Allora, usa i pistoni per muovere il blocco di lana nella posizione giusta. Fantastico. Sì, devo dire che effettivamente tu c'hai proprio un bel pistone. Sì, devo farlo arrivare là. Come cavolo lo faccio arrivare là io? Scusatemi però, eh. Cioè, io adesso qui dice scritto robot system. Ok, e fin qua ci siamo, no? Dobbiamo usare i pistoni per farlo arrivare al blocco di lana giusto. Quindi io direi di utilizzare un piccolo cheat a questo punto, già che ci siamo. Signor robot, lo so che lei si sentirà un po' male, ma adesso con me si sentirà bene perché sono un dottore. Ok, come non detto, non posso utilizzare il sangue di altri pazienti per sistemare un diamine di robot. Quindi ho bisogno di qualcosa che faccia funzionare queste leve. Ah, ok, così, perfetto. Va bene. E ci dovremmo quasi essere, signor robot. E ora, voilà! Si è acceso, funziona. Ragazzi, ma siamo dei medici fortissimi, stiamo salvando le vite a tutti. Io non ci credo di essere così bravo come medico. Se avete bisogno di un medico, diamine, chiamatemi perché sono il migliore. Festeggiamo con del sangue di un paziente, va? Ma io adesso non mi accontenterò di queste cose. Intanto faccio dei blocchi di sangue, me li metto qui come scultura. Vabbè, li lascio qua che tanto non mi servono a nulla. Ma io, visto che oramai sono troppo forte, voglio andare nei livelli più avanti e vedere che cosa c'è. Vediamo un po' i pazienti che abbiamo qui oggi. Allora, il mago, queste cose qui non me ne frega niente. Peperoncino piccante. La stanza di Freddy potrebbe essere interessante. Freddy, vediamo qui che abbiamo uno scheletro. Man stop. Bad repairman. Vabbè, abbiamo capito. Bastion. Octodad. Il demone cattivo. E bikini bottom. Io direi di andare a bikini bottom. No, andiamo a curare Freddy o Octodad. Non lo so, ragazzi, sono indecisissimo. Ditemelo voi cosa fare. Ma visto che a questo punto ci è apparso davanti come un segno del destino, andiamo a curare il nostro caro amico Spider-Man. Salve.
tipe. Questa cosa mi fa alquanto paura. Hola, signor Spider-Man, che fa? Mannaggia lei, ma guardi qua come si è conciato. Signor Spider-Man, mi faccia leggere la sua cartella clinica. Allora, guarda questo Spider-Man da solo per terra senza una corda. Aiuta Spider-Man a rimuovere tutte le corde che ha addosso, ovviamente, e trova una strada per craftare della lana bianca e piazzarla nel posto giusto. Vabbè, perfetto. Dice buongiorno, questa appena ambulanza. Sì, diciamo che le ambulanze nel mio ospedale sono un po' strane, sono un po' oversize anche per me. Però direi che abbiamo un po' di esperienza per andare a shoppare qualcosina. Ok, abbiamo preso i ferri del mestiere, tra cui uno scalpello e la spada del dottore, ovviamente, perché sapete che noi ragazzi, noi abbiamo a che fare con degli animali strani, e quindi sì, ci servono le spade dei dottori, sicuramente. Allora, secondo me i blocchi di lana vanno piazzati probabilmente nel cuore. Non so dove cavolo bisogna piazzarlo. Questa con 5 blocchi non riusciamo a farne uno di là. Sì, ce la facciamo. Allora, e adesso dove cavolo dobbiamo piazzargli il suo diamine di blocco di lana? Cioè, in poche parole dobbiamo sostituire il cuore di Spider-Man da qualche parte. E vediamo cosa ha nella testa Spider-Man a questo punto. Entriamo un attimo, salve. Questo penso sia il cervello. Sì, oh, salve. Permesso, buongiorno, scusate, è che sono nuovo di queste operazioni, mi viene un po' difficile entrare in modo giusto. Ok, abbiamo trovato finalmente come fare. Però io direi, prima di sistemarlo, chiudiamolo, tanto anche se noi rimaniamo chiusi all'interno non è un grande problema. E qui mi dice di piazzare il blocco di lana bianca sullo stone brick. Ok, devo piazzarlo su tutti. Questa cosa non mi aiuta, perché io in realtà ne ho solo uno. Dove cavolo sono tutti gli altri? Scusi, signor Spider-Man, riesco un attimo dalla faccia, ma non si preoccupi, va tutto bene. Sono uscito dalla bocca. Scusi, signor Super Ragno, lei non è che le ragnatele le ha dimenticate da qualche altra parte? Devo andare a vedere nel suo sederino? Non ho capito. Non mi sembra ci sia niente. Qua non c'è nulla. Se proviamo a togliere un attimo il cuore, vediamo. Un secondo, glielo tolgo un secondo il cuore, tanto può sopravvivere un attimo. No, ok, effettivamente lei non ha nulla. Ha un grande problema. Lei ha una carenza di ragnatele ed è comunque un ragno. Penso che ci sia un parkour da fare. Non sto capendo. Allora, signor Spider-Man, lei non... Porca miseria, ma perché non le avevo viste prima? Scusatemi queste qua sul signor ragno. Mannaggia a lui. Ti credo, è un ragno, giustamente produce le ragnatele. Mannaggia i pipistrelli. No, in realtà mannaggia Spider-Man. Però vediamo quante ne abbiamo già, scusatemi, 7. Con 7 potrei farne una. E me ne manca ancora una, mannaggia a me. Oh, c'è una cassa qua. Spider Pig, wow, c'è della carne. Qua, eccola qua l'ultima, mannaggia ai pescioloni. Allora, rientriamo nella bocca del signor Spider-Man e possiamo finalmente andare a curarlo. Oh, cacchio, ok. Sono arrivati dei ragni che stanno infettando la zona e mi dice di ucciderli senza prendere il loro veleno. Ok, questi ragni sono abbastanza... Devo dire che sono molto cattivi questi ragni. Sono decisamente molto cattivi. Non penso di poter sopravvivere a questi ragni. Signor Spider-Man, ma che cavolo mi ha tirato fuori lei dal suo sedere? Mannaggia il cavolo! Devo andare allo shop a comprare un'arma probabilmente. Via da qua! Fantastico, non possiamo comprare nulla, ma possiamo darci del cibo. Ho appena scoperto che se noi togliamo delle ossa alle persone possiamo comprarci XP. Ma porca di quella miseria, vabbè, ora non è il momento. Ah, così facile? Bastava scappare e ritornare nel livello per sconfiggere i ragni? Beh, detto questo, il dottor Buddy si congeda per una giornata perché è abbastanza stanco. Nel caso, ditemi chi cavolo operare ancora, perché qua abbiamo ancora tante personcine da operare, tra cui SpongeBob, Octodad e, beh, altre persone che non vi dirò. Per questo video di oggi è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Da Buddy Dottore, spero di ripigliarmi, ci vediamo in una prossima avventura.